Civiltà ha fatto il suo tempo. Questo articolo è apparso anche sul Movimento Libertario. Il segreto bancario ha fatto il suo tempo e i governi dei paesi europei stanno cercando di combattere l'evasione fiscale. Questo per le sempre maggiori esigenze di cassa degli stati. Nel 1914 gli stati europei dovevano finanziare la prima guerra mondiale e con la parità aurea sarebbe stato necessario aumentare in modo vertiginoso la pressione fiscale. Difficile da far accettare ai cittadini. In realtà ogni livello di pressione fiscale è psicologicamente sopportabile dai cittadini sudditi, basta che sia imposto gradualmente. Così si decise che la parità aurea aveva fatto il suo tempo. Così gli stati poterono stampare denaro dal nulla e quindi tassare i cittadini mediante l'inflazione di nascosto. La stampa di moneta fiat, cioè a corso forzoso, da parte delle banche centrali è un'attività illegittima di contraffazione. Infatti la banca centrale, avendo ricevuto il monopolio legale dagli stati, quando stampa denaro dal nulla diminuisce il valore delle banconote detenute dalle persone, cioè del denaro già in circolazione, e questo a loro insaputa oppure senza che le persone possano farci niente. Ecco perché l'inflazione è una tassa occulta. Senza l'abbandono della parità aurea e quindi senza questa contraffazione, la prima guerra mondiale e anche la seconda non sarebbero state possibili. È molto lungo l'elenco dei principi che, viste le sempre maggiori esigenze di cassa degli stati, hanno fatto il loro tempo. Abbiamo già visto il principio che la contraffazione è illegittima, che è stato abolito. Poi c'è il principio che vieta l'appropriazione indebita, la cui violazione ha consentito alle banche il privilegio di operare in riserva frazionaria. Poi c'è il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, la cui violazione è servita per consentire, tra le altre cose, la discriminazione fiscale come la progressività fiscale. Poi c'è il principio in base al quale l'onere della prova è a carico dello Stato che accusa il cittadino in materia fiscale. Anche questo principio è stato rovesciato. Poi il principio in base al quale il saccheggio è illegittimo, le misure fiscali e i prelievi forzosi sui conti correnti e le tasse patrimoniali violano questo principio. Poi c'è il principio che ciascuno può fare l'uso che vuole della sua proprietà se non danneggia gli altri, la cui abolizione è servita per esempio a vietare l'uso del contante. E poi c'è il principio che tutela la privacy delle persone, in questo caso il segreto bancario, che viene violato per colpire l'evasione fiscale. In tutti questi casi chi detiene il potere politico ha deciso che questi principi hanno fatto il loro tempo e quindi vanno aboliti soltanto in casi particolari, quelli in cui gli stati hanno esigenze di cassa. Il motivo è che questi principi sono dei vincoli al potere politico che ostacolano la tendenza degli stati a espandersi, cioè ad aumentare le loro dimensioni e le loro funzioni. Ecco quindi il ricorso alle leggi fiat, i provvedimenti particolari decisi dall'autorità che si sostituiscono alla legge intesa come principio generale astratto per travolgere quei principi che pongono un limite al potere politico. Le conseguenze economiche di questo progressivo smantellamento dei principi che hanno fatto il loro tempo sono disastrose. Per rinviare il collasso sistemico prodotto da questo progressivo smantellamento della legge, gli stati smantellano ulteriormente la legge ricorrendo a sempre maggiore interventismo. Chi detiene il potere politico dà sempre giustificazioni altisonanti per il progressivo smantellamento della legge. Generalmente un arbitrariamente definito interesse del paese o una arbitrariamente definita giustizia sociale. Come se un'azione illegittima, che è illegittima se a compierla è l'individuo, potesse diventare legittima se a compierla è lo Stato. In realtà non sono tutti questi principi di legge che hanno fatto il loro tempo, ma è la civiltà che ha fatto il suo tempo da quando la legge è stata sostituita dalla legge fiat, cioè da quando lo strumento di potere, la legge fiat, ha usurpato il posto del limite al potere, cioè della legge. È un lungo processo di decivilizzazione dell'Europa. Questa Unione Europea sta diventando un nuovo comunismo e un potere senza limiti. La sovranità della legge va difesa con la coerenza. Purtroppo invece sta venendo distrutta con il beneplacito delle menti addormentate e complici dei cittadini.